Oggi vi parlo di un tema che mi è molto caro e che considero uno dei pilastri di una buona presa in cura del paziente. Mi riferisco alla psicoeducazione. Allora, la psicoeducazione fa parte di quelle attività terapeutiche che sappiamo essere molto importanti, addirittura direi fondamentali. Alle volte si parla di psicoeducazione addirittura già durante il corso di laurea in medicina. Non sempre, ma quando questo avviene le persone vengono molto colpite da questo concetto. Quasi sempre, insomma, auspicabilmente viene illustrata durante la scuola di specializzazione in psichiatria. Inoltre ne senti spesso parlare in termini entusiastici anche durante i convegni di psichiatria. Tutto molto bello e interessante, ma diciamo, peccato che poi nessuno la metta in pratica nella clinica quotidiana, quella che tutti i giorni ci troviamo a vivere noi psichiatri. La psicoeducazione e la consapevolezza delle cure, che è una sua specie di sottoarea, rappresentano un bagaglio di informazioni che possono realmente trasformare i risultati di un intervento terapeutico. Ovviamente in meglio intendo, ma per capire bene il perché bisogna vedere di che cosa si tratta con precisione. In che modo delle informazioni date al paziente e ai suoi familiari possono effettivamente migliorare molto i risultati di una presa in cura. La psicoeducazione in psichiatria si riferisce a un tipo di intervento terapeutico che ha come obiettivo quello di fornire informazioni e conoscenze ai pazienti, alle loro famiglie, ai caregiver, tutte informazioni che devono riguardare appunto i disturbi mentali, le loro cause, i sintomi e le possibili strategie di gestione e di cura. L'obiettivo principale della psicoeducazione è quello di aiutare i pazienti a comprendere meglio la loro psicopatologia, a riconoscere i sintomi precoci di una ricaduta e spiegare al meglio come adottare strategie per prevenire o gestire questi sintomi nella maniera più efficace. Inoltre, la psicoeducazione mira senza dubbio anche a ridurre lo stigma sociale associato ai disturbi mentali e a migliorare in generale la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, di tutti i caregiver. Sapere le cose, potremmo dire che rende consapevoli, inclusivi e permette di gestire meglio i nostri limiti e le nostre diversità in ogni ambito della medicina, non solo in psichiatria, tanto per intenderci. La psicoeducazione, che include anche certamente, come dicevo prima, la consapevolezza delle cure, viene solitamente fornita ai pazienti sia in sedute, diciamo, uno a uno, ma ancora di più frequentemente in forma di gruppi di supporto o di corsi di formazione che possono essere condotti da psichiatri, psicologi o altri professionisti della salute mentale, sia online che offline, no? E diciamo che i miei canali digitali, no, il mio blog, possono essere considerati anche come un grande e costante intervento continuativo di psicoeducazione e di consapevolezza delle cure, no? In ogni caso, tutto questo può e deve essere utilizzato come parte integrante di un programma di trattamento certamente più ampio, come la terapia psicofarmacologica, la psicoterapia, la riabilitazione e sicuramente gli interventi di lifestyle psychiatry, di psichiatria dello stile di vita, che a me, tutti lo sapete, sono molto molto cari. In particolare, per restare su questo tema, la possibilità di attuare delle modifiche strategiche del nostro stile di vita possono essere considerate in parte riabilitazione, in parte psicoeducazione e in parte ancora un'area di lavoro a sé stante con scopi e metodi specifici. In ogni caso, nel mio libro PsyQ io ho deciso di mettere assieme psicoeducazione, consapevolezza delle cure e lifestyle psychiatry proprio perché considero tutta questa mole di informazioni come facente parte di un'unica grande massa di informazioni terapeutiche, di informazioni che curano, che ogni persona ammalata o meno in realtà dovrebbe possedere come proprio bagaglio culturale. Direi che sono informazioni che andrebbero diffuse a livello della cittadinanza proprio per il loro valore anti-stigma e di accettazione e di inclusione delle persone affette da disturbi mentali. E certamente mi raccomando, se siete interessati alla psichiatria, alle neuroscienze, alla psicofarmacologia e al rapporto tra stile di vita e salute mentale, vi consiglio davvero di leggere PsyQ, Salute Mentale, Istruzioni per l'Uso. Lo trovate su Amazon, basta che cercate Valerio Rosso, oppure trovate anche un link, penso, qua da qualche parte, qui sotto in descrizione, che vi invia poi sulla strada dell'acquisto.
Bene, ma veniamo adesso ad un'altra domanda. In quali casi è necessario psicoeducare il paziente e per quali disturbi mentali? La psicoeducazione può essere utile per molti disturbi mentali, sia maggiori che minori, e può essere applicata in diverse fasi della vita di una persona. Ecco alcuni esempi di disturbi mentali per i quali l'intervento di psicoeducazione è importante. Disturbi d'ansia. La psicoeducazione può aiutare i pazienti a affrontare i sintomi dell'ansia, a comprendere meglio le cause del loro disturbo e a sviluppare poi strategie per gestirlo, come tecniche di respirazione, mindfulness, meditazione o anche l'esercizio fisico in stile lifestyle psychiatry. Disturbi dell'umore. La psicoeducazione anche in questo caso può essere utile per i pazienti con depressione o disturbo bipolare, aiutandoli a comprendere meglio la natura del loro disturbo, a sviluppare strategie per prevenire le ricadute, nuovamente come l'esercizio fisico, la terapia cognitivo-comportamentale, la consapevolezza dell'importanza di una buona terapia farmacologica, quando iniziarla, quando terminarla, come gestire gli effetti collaterali. Disturbi del comportamento alimentare. Anche in questo caso la psicoeducazione può aiutare i pazienti con disturbi alimentari come anoressia nervosa, la bulimia, il disturbo d'alimentazione incontrollata, a comprendere meglio la natura del loro problema, a sviluppare un piano di alimentazione equilibrato, a lavorare sulla percezione del proprio corpo e a mettersi in una relazione migliore con i familiari e con i caregiver, che è un aspetto molto importante di questi disturbi. Disturbi di personalità. La psicoeducazione anche in questo caso nuovamente può aiutare i pazienti con disturbi di personalità come il borderline o il disturbo narcisistico a comprendere meglio i loro comportamenti, a sviluppare anche abilità di regolazione emotiva e a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali. Schizofrenia, ecco il tipico disturbo che può venire trasformato in meglio quando la relazione e il coinvolgimento del paziente permette di attuare una psicoeducazione profonda, consapevole e chiara. Bene, poi devo dire che anche molti altri disturbi, no, come il disturbo del deficit di attenzione con iperattività, l'ADHD, il disturbo ossessivo compulsivo, il DOC, la sindrome da burnout, la sindrome da affaticamento cronico, molti altri disturbi possono essere gestiti e migliorati attraverso la psicoeducazione e la consapevolezza delle cure. In generale, la psicoeducazione è un intervento utile per qualsiasi persona che stia portando avanti una propria personale strada di miglioramento con problemi di salute mentale, in quanto fornisce informazioni strategiche per gestire i sintomi, comprenderli e migliorare la qualità della vita, e potenzierà tutti gli altri interventi terapeutici che sono in corso. Bene, a questo punto vi voglio ripetere che se siete alla ricerca di un libro che vi aiuti a comprendere al meglio i concetti di psicoeducazione, consapevolezza delle cure, lifestyle, psychiatry, bene, non cercate oltre, dato che sono sicuro che il mio libro PsyQ è ciò che fa per voi. Tra le sue pagine scoprirete come la psicoeducazione può essere utile per i pazienti, i familiari, i caregiver, gli operatori sanitari, anche magari quelli che non sono specializzati in ambito psichiatrico o che diventeranno magari operatori della salute mentale. Bene, tutte queste persone potranno essere aiutati nella gestione dei disturbi mentali, facendo sì che possano essere compresi i sintomi, le cause, le strategie per prevenire e gestire le ricadute. Inoltre PsyQ sono sicuro vi fornirà informazioni preziose sulla consapevolezza delle cure e su come lo stile di vita può influenzare in maniera radicale la salute mentale. Questo libro è scritto in maniera semplice, accessibile, con numerosi esempi pratici, suggerimenti utili per la vita quotidiana. Indipendentemente dal fatto che siate un paziente che cerca informazioni su come gestire la propria malattia mentale, un familiare, un caregiver che vuole capire come aiutare un proprio caro, o un operatore sanitario o anche un medico in formazione che cerca di ampliare le proprie conoscenze, bene, PsyQ vi fornirà tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi non perdete l'occasione di ottenere una copia di PsyQ, ormai da settimane al primo posto della classifica dei libri di psichiatria, sempre in offerta su Amazon. Cercate semplicemente Valerio Rosso oppure, come vi ho detto prima, cliccate sul link che è qua da qualche parte per comprendere meglio tutti questi concetti di psicoeducazione, consapevolezza delle cure e lifestyle psychiatry. Bene, per adesso è tutto, grazie davvero per la vostra attenzione. Se vi sono stato utile datemi un like, se siete interessati a tutti questi temi iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando, e se siete dei super appassionati delle neuroscienze pensate anche alla possibilità di abbonarvi a questo canale YouTube per sostenere direttamente il mio lavoro di divulgazione, che è sicuramente impegnativo e molto importante da un punto di vista di investimento delle mie risorse personali. Per adesso è tutto, grazie davvero per essere arrivati sino alla fine di questo contenuto, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.